Elena Firenze, vai Elena, dimmi. Sì, ciao. Ciao. Ciao Elena, dimmi. Allora, prima di tutto sono vegetariana dalla nascita. Che sei vegetariana dalla nascita e non vaccinata, sì. Non vaccinata. Poi? Vegana da 17 anni e fruttariana da un anno e mezzo. Cioè, ce l'hai tutto, ce l'hai tutto. Piena di energia. Cioè, ti manca solo, non so, di essere non so che cosa. Cioè, sei anche lesbica, no? Ma che perché diamo? No, bene. Non sono lesbica, però. Va benissimo essere lesbica, però sei anche... Senti, io ho fatto il più grande errore della mia vita, forse, questo mese. Ho deciso di partecipare a un... digiuno, un ritiro respirariano di Nicola Spillars. No, però scusami, amica mia, tu sei vegetariana. Sì, eri vegetariana. Poi a un certo punto che hai fatto sei diventata? Sono diventata vegana. Vegana. Beh, da 17 anni. Da 17 anni sei vegana. Sì. E adesso hai deciso di partecipare a un raduno respirariano. Bene, ma perché? Dici, ma perché non è un cazzo da fare partecipare? Io ti invidio. So, le persone che fanno queste cose io le invidio, Parenzo, perché è uno che ha il tempo di partecipare a un raduno respirariano. Sì, capito? Fare comunque, ma c'è uno che sta qua a fare la radio, cioè questa fa i raduni respirariani. Va bene, ma questo... Senti, io ho sbagliato e ho chiamato per rimediare, per salvare delle persone. No, ma perché? Che è successo a questo raduno respirariano? Guarda, se ti racconto non ci credi. Cioè? Allora, eravamo in 40. 40 a fare ognuno raduno... pagava 600 euro per respirare. Per settimane. Per respirare. Per respirare senza bagni. Come senza condizioni bagni? Igieniche scarse, mosche. No, scusami, tu hai pagato 600 euro a settimana? No, 600 euro 3 settimane. 600, vabbè, già è meglio. 600 euro 3 settimane vabbè, per stare in che posto? Scusa, per stare in una casa colonica disfatta, senza bagni. Se le piace così, amica mia, ma che me ne frega? Ma è bellissimo, vabbè. Ma sono fattacci suoi, ma e allora? Non me ne frega allora, proprio dopo, niente di sta dopo roba. Dopo 10 giorni, all'inizio una signora si è fatta male a un ginocchio, sì. Pure. Curata malissimo, non curata, finita all'ospedale, è andata via e finita all'ospedale, sì, tutta in ospedale. Una signora, una di queste che facevano il raduno respirariano. Una signora di 72-74 anni. Cioè uno a 72 anni fa il raduno respirariano. E vogliamo ricordare, sì, che i respirariani sono quelli che pensano che si può anche vivere solo respirando senza mangiare, penso, capito? Cioè, questo è il punto. Ricordiamo. Ma lì che, digiuni. Sì, ma lì che si faceva? Non si digiunava? Si digiunava lì, in questo posto? Digiunavamo, bevevamo acqua, però non eravamo se vi piace così, ma a me cosa me ne frega? Tu vai al Baglioni, che ma a Baglioni a mangiare, ma cioè tu me ne frega niente. Allora spiegami, non ho capito. Tu allora, a Milano, in via Senato, al Baglioni, non me ne frega niente di sta gente qua. Allora dimmi, che è successo? Quindi questa è andata. Allora, è andata, che vuol dire? Cioè, è andata via, è andata all'ospedale. Ferita, no, la no, te credo. Ferita, e voi continuate a fare queste cose ancora. Poi? 3 giorni fa è morta una persona davanti a me. Però, ragazzi, quelle sono ancora qui sconvolta. Qui è grave, non ho capito. Sì, è morta questa, una persona. Qui ci si di... fa seri. Qui si passa da Richard, sì, Benson, guarda, che picchia ancora... Esther. Ma una puntata tragica questa. Vedi che bisogna chiudere. Scusami, ma tu sei andata a un raduno respirariano organizzato da chi? Nicola Spillars. Ma di questo Nicola Spillars, però il nome non mi è nuovo, perché mi sembra uno di quelli che è un... È abbastanza, è l'unico in Italia che sì, è un beh, grande... È rimasto solo lui, superstite praticamente, un altro all'ospedale, l'altro è morto, adesso non voglio ridere, sì, però ragazzi... Lui si spaccia per Pranico, ma è onnivoro, praticamente una volta a settimana si mangia. Cioè quello tutto. Magna tutto, e sì, fa respirare tutto. Voi e voi pagate, fa ma respirare. Siete dei deficienti, e quello lì è un genio però, sì. Scusatemi se io ve lo dico. No, però cara Elena, allora, la questione è molto grave però, cioè nel senso tu hai visto morire una persona davanti a te. Ho visto morire una persona, sono stata con questa persona finché morisse, siamo venuti insieme a Milano. Ma tu mi stai pigliando ma per il culo. Vero. No, non ci sto prendendo per il culo. Cioè tu mi stai dicendo male. Che a un raduno respirariano sera da Milano, guarda, a un raduno respirariano organizzato dal signor Pillars, che uno mi sembra intervistato pure su giornali italiani, questo signor sì, Pillars. Se non anche da te. Sì, anche da me credo, anche da me. Ci mancherebbe altro, se noi isematti noi voemo, come dicono in Veneto. E allora che è successo? Praticamente è morta una persona davanti a te. Ma come è morta? Che è donna o uomo? È morta, ha avuto dei problemi cardiaci. E allora? Non so, non è stato controllato durante il processo, ma come nessuno veniva controllato. E come è morto? Davanti a te così sul... È morto, ha avuto un abbassamento di battiti, è svenuto, e il tempo che è arrivata l'ambulanza e non ce l'hanno fatta rianimarlo. E poi avete chiuso baracca Muratini per essere andati? No, no, sono rimasti tutti tranquillamente lì, io sono l'unica che sono venuta via. Ma io non ho capito, ma questo qua sono dei criminali questi qua. Ma che cazzo vai? I parenti di questa sì, persona morta non hanno fatto niente, scusi, non ho capito. Ma che era, questo italiano o francese? Questo era italiano.
Heritage, cioè un italiano morto, un raduno respirariano. E nessuno dice niente. Sostanzialmente perché non respira, cioè non respirava, non mangiava. Problemi cardiaci, non è stato controllato, ma poi lì non avevano né. Ma quanti anni aveva questo qua? Non gli è stato fatto né un pronto soccorso né un. Quanti anni aveva questo? Aveva 65 anni, era molto in forma. Ma uno che cazzo va a fare i raduni respirariani a 65? Uno va a Troia a 65 anni. Va a puttane. Ci sono delle vie di uno a 65 anni va a Troia, a puttane, si va a divertire, stai in montagna con la moglie, fai il cazzo del comodo. Sono mai i raduni respirariani di un signore che si chiama Pilars in Francia a pagare 600 euro per due settimane in mezzo alla merda e in un posto assurdo, mancano in una casa colonica. Minuti alla chiusura della Claire. Un coglione. No, però scusa Elena, stai dicendo una cosa molto grave, cioè è morta una persona, un italiano, ma chi era là? La moglie, chi c'era là? C'era anche la moglie. Sì. E la moglie che ha fatto? Niente, perché è rimasta là, ha preso atto e è rimasta del cervello. No, è andata via, sono andata cioè via in che senso lei. Ti fanno il lavaggio del cervello? Ci dicono che tutto come deve andare, che cioè, è morto di morire lì, queste cose qui, insomma, cioè che devono dire che non è stato soccorso. Che è il destino, che esatto, sì. Ma secondo te questo qua è morto? Franico, cose qui, ma non ho capito perché. Che ha detto questo? Che ha detto Pilars? Scusa. Pilars il giorno dopo, sotto domanda di una che faceva il corso, gli ha chiesto come stava e lui gli ha detto: mai stato meglio. Testuali parole. Vabbè, ragazzi, e lì ho deciso di andare via. Perché... Ma ragazzi, ma questi qua vanno arrestati. Cioè, muore la gente. Cioè, muore la gente ai raduni respirariani. Ma come cazzo si fa a digiunare così? Cioè, ma è incredibile. Vabbè, Elena, poi lui 24.000 euro. Ma come si chiama questo qua? Nicolas Pillar. No, questo lo so, ma lui, quello che è morto, come si chiama? No, per rispetto alla famiglia non... No, il nome di battesimo. No, preferisco non dirlo per rispetto ma alla di battesimo, famiglia. Nome di battesimo. Preferisco non dirlo, scusami. Vabbè, ciao. Ciao, grazie. Ciao.